Allora, riregistro questo video perché l'audio di prima non si sentiva per dirvi che parliamo velocissimamente del clan e della clan Wake, ma prima facciamo partire la sigla e dopo ci rivediamo. Allora, rieccoci qui dopo una settimana. Dalla Clan Week parliamo del clan, non mi dilungherò molto su quello che è il clan, di come è, ne parlerà molto probabilmente Claudio, ne ha parlato Simone, ne hanno parlato un po' tutti di questo clan, per cui vi parlo solo e velocissimamente della mia esperienza, perché vi devo dire che questo clan, rispetto a quella busta che avevo fumato 4-5 anni fa, è risultata molto più sigarettosa. Non so se è legato al fatto che magari avendo 14 tabacchi e quindi ovviamente le varietà cambiano perché sono piante, per cui cambiano nei loro aspetti fondamentali, cambia il loro gusto, cambia tutto sostanzialmente, ma questo è risultato molto molto più sigarettoso rispetto a quello. Quindi tutti quegli aromi di caramella mu, balsamici e quant'altro sono molto più leggeri e molto più smorzati, e questi hanno un aspetto un po' più sigarettoso. Non so se magari ci hanno aggiunto anche un po' più di Barley, non lo so. Comunque a me ha dato questo aspetto. Che cos'altro dirvi? La fumabilità è rimasta identica, il gusto identico anche lui, quindi con un dolce leggermente sapido al gusto e gli aromi, quelli che vi dicevo prima, ma smorzati tanto e tanto tanto. Io li ho fumati un po' dappertutto, per esempio ora ho finito la carica all'interno della pannocchietta che qualche volta porto con me, l'ho fumato nella Clay, l'ho fumato nella Radica, non è cambiato granché ragazzi. Comunque, tabacco da 9,10 euro, il più venduto con molta probabilità in Italia e nel mondo, quindi niente che altro dirvi, si fa fumare. Quindi non mi dilungherò molto, sostanzialmente è questo. Ci vediamo con molta probabilità in un prossimo video. Alla prossima, ciao ragazzi.